Ben ritrovati a Vera Mattina, come sapete è una parte della nostra trasmissione sempre dedicata alla cronaca. Ebbene, ieri c'è stata la prima sentenza sull'omicidio di Gradara, Vito Cangini, pensionato che nella notte di Natale ha ucciso la moglie Natalia Kiricioc con 12 coltellate. È stato condannato dal Tribunale di Pesaro a 24 anni di reclusione. Nella difesa gli avvocati hanno sostenuto che si tratta di una persona timorosa, di restare sola, ma non di un uomo possessivo. Non si esclude tuttavia il ricorso in appello. Per tutti i dettagli invece vi mostriamo questo servizio. Intanto saluto il nostro Thomas Del Bianco, che tra poco ci aggiornerà, perché ieri è stata una giornata piuttosto impegnativa sul fronte della cronaca nella zona del Pesarese. Faremo il punto tra pochissimo, Thomas, ma prima voglio riproporvi proprio questo servizio andato in onda nel nostro notiziario. La Corte d'Assise del Tribunale di Pesaro ha condannato Vito Cangini a 24 anni di reclusione per la morte della moglie Natalia Kiricioc, 61 anni, ucraina. Un'uccisione avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 dicembre nella villetta della frazione di Fanano di Gradara. Natalia è stata colpita con 12 coltellate, una delle quali ha raggiunto il cuore dell'ucraina e non le ha lasciato scampo. Una sentenza di condanna per omicidio volontario, la Corte non ha riconosciuto i futili motivi. Cangini è stato difeso dagli avvocati Fiorenzo e Alberto Alessi. La forbice tra 21 e 24 anni, bisogna tenere conto in questi processi sia dell'imputato e della condizione soggettiva dell'imputato, ma sia anche della vittima. Quindi prendiamo atto della decisione della Corte d'Assise. Ovviamente valuteremo la decisione una volta che depositeranno le motivazioni e poi ci determineremo, tutto qua. Si è fondato molto sul fatto che Cangini non era un uomo possessivo con la moglie. Beh, questo emerge dagli atti e tutto sommato questo è stato un processo sugli atti. Abbiamo acconsentito ad acquisire gli atti e sugli atti si è svolto il processo. La Corte d'Assise credo abbia capito perfettamente la situazione e ha comminato una sanzione che ovviamente ha ritenuto equa o giusta, come si dice. Valuteremo. Lei ha parlato qualche giorno fa, ha detto anche con Cangini, è un uomo solo. È un uomo solo, un uomo provato, è un uomo che continua a ripetere, perché è la verità e mi pare che la Corte d'Assise l'abbia recepito, che con la morte di Natalia è morto anche lui. Non può definirsi Cangini un uomo geloso, un uomo possessivo, un uomo che abbia in qualche modo commesso un femminicidio. Questo è un uxoricidio e la differenza è rilevante. E ora valuterete un eventuale ricorso? Prima le motivazioni, poi si valuterà tutto. Confermata quindi dalla Corte la richiesta del PM, che era appunto di 24 anni di reclusione. Cangini, 80 anni, pensionato, oggi non era presente in aula a differenza dell'udienza della settimana scorsa. È stata una scelta del Cangini a dire il vero, perché le sue condizioni di salute, il cuore soprattutto, poteva anche non reggere a affrontare un processo. Il processo non è mai delicato. Ed è una pena già il fatto stesso di affrontarlo, quindi una persona di 80 anni, lo avete visto la volta scorsa, è un uomo provato, è un uomo pentito di ciò che ha fatto e provato. E queste erano le parole dell'avvocato della difesa, parole particolarmente interessanti, Thomas, tu che l'hai intervistato e poi lo hai riproposto nel tuo servizio, sicuramente hai maggior contezza della situazione. Il dramma della solitudine o della paura di restare solo dietro a questa tragedia familiare, ma perché allora Vito Cangini ha ucciso sua moglie? Sì, come diceva l'avvocato, intanto buongiorno a tutti. È stato per la difesa, per gli avvocati Alessi, è stato un processo nel quale, diciamo, tra virgolette, lavorare sulla pena, non tanto sulla responsabilità, che comunque era chiara, perché Cangini subito dopo l'omicidio, diciamo che diverse ore dopo, perché poi dopo aver ucciso la moglie, ricordiamolo, in maniera efferata con 12 coltellate, ha dormito vicino al cadavere, il giorno dopo è uscito col cane, è tornato a pranzo e poi soltanto al pomeriggio, dopo che erano scattati gli allarmi, in quanto Natalia non arrivava al ristorante, sono arrivati i carabinieri e lui stesso ha condotto gli agenti nella camera dove c'era il corpo della povera moglie, che era
lì ormai da quasi 24 ore e ha confessato in quell'occasione, così come negli interrogatori successivi, la morte della moglie. Gli avvocati hanno puntato su una riduzione della pena, appunto, non evitare l'ergastolo, che comunque non era stato richiesto nemmeno dal PM, ma puntare ad arrivare a 21 anni di reclusione, con la possibilità poi di guardare a eventuali misure alternative. Hanno anche fatto richieste in un paio di comunità, però per il momento non hanno avuto risposte. Ovviamente poi dopo dipenderà molto dalla Corte, eventuali quello che potrà succedere anche durante il periodo successivo alla sentenza. Ci sono adesso 60 giorni per le motivazioni, poi gli avvocati probabilmente faranno ricorso. Loro hanno puntato molto sul fatto di dire che non si è trattato di un femminicidio. Lui ha ucciso sì la moglie, ha avuto paura di restare solo, non è stato un istinto sessuale, benché il rifiuto di una prestazione sessuale da parte di Natalia sia stato l'elemento scatenante poi che l'ha spinto a ucciderla. Però non si arrivava da periodi, da mesi, da anni nel quale c'era stata violenza nei confronti della moglie, che invece restava, come hanno detto gli avvocati, restava libera di vivere la propria vita. Oltretutto lui ha detto di sospettare da almeno due anni e mezzo di un presunto tradimento da parte della moglie con il suo datore di lavoro. Permettiamo che è stato un elemento che non è mai stato riscontrato. Però lui aveva questo sospetto e nonostante questo ha sempre comunque lasciato libera la moglie di lavorare in quel ristorante e non le ha mai procurato violenza nei suoi confronti. Per questo, diciamo, lui era molto innamorato della moglie, teneva molto al senso della famiglia, sempre secondo, diciamo, la tesi degli avvocati difensori. E per questo, dopo questo, si è reso conto di quello che ha fatto, è distrutto, è un uomo, come l'hanno descritto, un uomo solo, che ha paura di vivere i prossimi anni da solo, che saranno in carcere o in un'altra struttura alternativa, ed ha espresso un profondo pentimento per quanto accaduto. Quindi non un uomo possessivo, non un uomo geloso, anche se il PM ha riconosciuto che comunque era ossessionato dal tradimento. E su questa, diciamo, situazione emotiva, sul loro rapporto d'amore, si è giocato molto tra le due tesi. Alla fine la Corte d'Assise ha ritenuto di confermare i 24 anni che erano stati richiesti dal PM. Ora vedremo cosa succederà con il ricorso. Ho parlato anche con gli avvocati dopo la sentenza, dopo che è andato in onda il TG nel pomeriggio di ieri. Hanno ovviamente riferito a Cangini il pronunciamento della Corte. Ovviamente resta un uomo distrutto, ma comunque sollevato in qualche modo per aver evitato l'ergastolo, e quindi vedere quali potrebbero essere le opzioni ora nei prossimi mesi, anche andando avanti a vedere l'appello. Ovviamente resta rinchiuso nel carcere a Pesaro di Villa Fasticcia. Ecco, dicevo, grazie intanto Thomas per questo aggiornamento. Ieri è stata una giornata calda sotto il profilo della cronaca nel pesarese, c'è stato anche un brutto incidente, ti chiedo di aggiornarci sulle condizioni del ciclista. Tu dove ti trovi? Sì, io sono all'ingresso del Parco San Bartolo, che è il parco tra le Marche e la Romagna, tra Pesaro e Gabicemonte, che è stato luogo di questo fatto di cronaca del quale stavi parlando. Ovviamente il ciclista è stato recuperato morto dai soccorritori. È stata una situazione molto particolare, perché l'uomo è partito martedì mattina in bicicletta, un uomo di 61 anni, Guglielmo Ricci, residente a Vallefoglia, un pensionato. È partito, come faceva altre volte, con la passione che hanno in tanti, che è quella della bicicletta, soprattutto in questi luoghi del San Barto, che vengono considerati un paradiso per i ciclisti, perché ci sono delle salite impegnative ma comunque sostenibili, delle vedute spettacolari, ed è anche uno dei luoghi, diciamolo, che dove il Giro d'Italia, a parte quest'anno, però negli ultimi anni ci passa sempre molto volentieri, il parco, i tornanti del Parco San Barto. L'uomo è partito e ad un certo punto, secondo le ricostruzioni, ha avuto una foratura alla bici.
quindi si sarebbe fermato e a quel punto non si è ancora ben capito se abbia avuto un malore, magari anche un tratto di salita effettuato proprio con la ruota bucata che gli può aver creato un maggiore scompenso fisico, o comunque una volta sceso non ha visto il dirupo, la scarpata, e quindi è precipitato. Fatto sta che ovviamente lui è precipitato lungo un precipizio di oltre di circa 70 metri all'ora di pranzo. La famiglia non l'ha visto rientrare a casa, cosa che faceva tutti i giorni, ovviamente si è preoccupata, ha allertato i carabinieri, che poi hanno girato la segnalazione dei vigili del fuoco, sono partite le ricerche lungo il San Bartolo, è stata ritrovata la bicicletta forata e quindi si è proseguito lungo i sentieri in quella zona nel quale è stato ritrovato la bicicletta per capire dove fosse l'uomo. È stata individuata la vittima, il corpo del 61enne in fondo al dirupo. Anche a quel punto era comunque difficile il recupero, si trova una zona impervia tra il Monte Brisighella e il Monte Castellaro qua nel parco San Bartolo. A quel punto è stato richiesto l'intervento dell'elicottero e degli uomini del soccorso alpino, che si sono calati con l'elicottero con le funi e hanno raggiunto il corpo del ciclista e l'hanno poi trasportato a disposizione dei sanitari. Sicuramente una situazione nella quale anche nel parco San Bartolo, che è frequentato da tantissimi ciclisti, in 10 minuti ne ho visti passare tantissimi, nonostante sia comunque un giorno feriale, ci sono dei punti pericolosi, soprattutto quando ci si ferma, certo. C'è una falesia che è molto prospiciente verso il mare, bisogna avere una certa cautela. Lo diciamo anche in previsione dell'estate, che sicuramente sarà una zona molto battuta da ciclisti, ma da tanti turisti che arriveranno qua in quella zona. Grazie al nostro Thomas Del Bianco per la sua cronaca sempre puntuale. Dunque, buon lavoro Thomas, immagino che anche oggi sarà una giornata di straordinari, speriamo di no, ecco, da un certo punto di vista, però il lavoro ci chiama sempre. Esattamente. Buon lavoro allora a te. Grazie al nostro Thomas Del Bianco, noi ci fermiamo invece per la pubblicità, a rientro cambieremo decisamente argomento, restate con noi.